Gabriel Garco si sfoga a Verissimo, il pubblico ama distruggere. Verissimo, Gabriel Garco e il problema della popolarità. Gabriel Garco è stato il primo ospite della puntata di oggi di Verissimo, e ha spiazzato tutti in seguito a delle dichiarazioni shock sul suo passato. Tutto è iniziato quando Silvia Toffanin ha affermato che avrebbero parlato della sua carriera, il cui apice è arrivato grazie all'onore e il rispetto. Una fan dell'attore presente in studio, non riuscendosi a trattenere, ha anche urlato dichiarando che grazie alla fiction di Canale 5 lei si era innamorata di lui. La conduttrice del talk, dopo aver udito tali parole, ha preso per mano la donna e le ha permesso di realizzare il suo sogno, ricevere un bacio dal suo beniamino. A quel punto la Toffanin ha chiesto al suo ospite quanto gli facesse piacere ricevere simili attenzioni, e Gabriel ha iniziato un monologo veramente inaspettato. Garco ha infatti detto che è anche un'altra faccia della medaglia quando si parla della fama, insomma, non ci sono solo le persone che ti vogliono bene e che ti ammirano, ma anche quelle che vogliono distruggerti. Tutto si è amplificato a causa dei social network e dei cellulari, non puoi uscire di casa senza dover fare attenzione che non ci sia nessuno in giro che possa scattare un'immagine compromettente, dove anche se non stai facendo nulla di grave, le cose poi vengono sempre ingigantite e mal comprese. Inoltre, l'attore ha fatto degli esempi concreti di ciò che ha vissuto sulla propria pelle proprio a riguardo di quanto detto. Gabriel Garco sorprende tutti a Verissimo, la sua dichiarazione. Gabriel Garco a Verissimo ha infatti proseguito dichiarando quanto segue. Il pubblico ama distruggere, amano parlare male, a volte questo mi spiazza. La cosa che mi ha fatto più soffrire è quando mi avevano detto che mi ero rifatto, sono stato veramente male. Oltre a ciò, il bell'attore delle fiction ha affermato che la cattiveria delle persone non conosce limiti, in quanto nonostante abbia smentito di essersi rifatto gli zigomi, molti continuavano a caricare sui social foto sue ritoccate e non perdevano occasione per criticarlo. Anche l'esperienza a Sanremo non è stata per Gabriel tutta rose e fiori. Come ha sottolineato, gli avevano suggerito che al festival o parlavano male di te o non parlavano proprio, il che Gabriel in quell'occasione aveva preso con filosofia tutti i commenti negativi che arrivavano in special modo dal mondo del web. Infine, sempre a causa di questi problemi, Gabriel ha rivelato che una volta si era guardato allo specchio e non si riconosceva più. Aveva avuto quindi la necessità di fuggire senza dire nulla a nessuno ed era volato a Parigi dove aveva ritrovato il vero sé.